Yo voy a contar mi testimonio del año pasado, de mi ayuno de 40 días. Bueno, ciao a tutti. Io desidero raccontare il mio testimonio del digiuno che ho fatto l'anno scorso di 40 giorni. Quando comencé el ayuno por primera vez, acompañé el ayuno con el libro de las 24 horas de la pasión de Luisa Picarreta. Quando ho iniziato il mio digiuno di 40 giorni, l'ho fatto accompagnandomi con la lettura del libro di Luisa Picaretta delle 24 ore. Fue mi primer ayuno el año pasado de 40 días y me ocurrió algo muy muy especial mientras leía y meditaba las horas de la pasión. È stato la mia prima esperienza di digiuno e durante la lettura delle 24 ore della Passione ho avuto un'esperienza molto particolare. En una de las horas, cuando Luisa le habla a Jesús, la Virgen María le lleva a Luisa al purgatorio, al cielo y al infierno. In una delle ore che ho letto, Vergine Maria porta Luisa Picaretta al purgatorio, all'inferno e al paradiso. Y en ese momento, cuando Luisa estaba en el purgatorio, yo pude sentir en mi alma y en mi espíritu el purgatorio, pude sentir el dolor y las personas que pedían ayuda y que gritaban que estaban en un fuego. Proprio quando c'era la descrizione di Luisa Picaretta nel purgatorio, io potevo sentire l'odore del purgatorio e le anime che chiedevano aiuto e il loro dolore. A partir de ese momento, después de sentir ese dolor y esa angustia de esas almas del purgatorio, Da questo momento in poi, dopo aver sentito questo dolore e questa angustia che hanno delle anime del purgatorio, empecé a ofrecer todas las misas en nombre de ellas, comulgaba en su nombre y ofrecía mis rosarios por las almas del purgatorio. Ho iniziato a offrire le messe alle anime del purgatorio, le mie comunioni e varie offerte, tutto per le anime del purgatorio. Luego empecé a rezar por algunas personas que habían fallecido, cercanos a mí y amigos míos. E poi ho iniziato a pregare per le anime di alcuni amici che erano morti e offrire rosari. Quando rezava por ellos, en un momento podía sentir en qué parte del purgatorio estaban. E quando pregavo per loro, potevo sentire in che stadio del purgatorio si trovavano queste anime. Luego pasaron unos meses E dopo alcuni mesi, y en un momento tuve otras manifestaciones. Le pude ver a almas del purgatorio que venían hasta mi pieza o hasta donde yo estaba. Dopo alcuni mesi ho cominciato a avere altri tipi di manifestazioni, ho cominciato a ricevere le anime che venivano da me, si presentavano. Durante las noches me solían despertar, me movía la cama, me solían tocar la pierna, yo sentía una mano fría y me asustaba bastante. Durante la notte mi venivano a trovare, mi toccavano o una gamba o sentivo una mano fredda che mi toccava e io
avevo veramente mi avevo sentivo molta paura. Luego me pedían cosas específicas que le diga a sus familias para ayudarles a subir al cielo. E poi hanno cominciato a chiedermi cose puntuali da comunicare alla loro famiglia per poter andare salire al cielo. En ese momento me asusté y le conté a mi coordinadora del grupo y ella me había dicho que había una persona llamada María Sima que también había tenido esas experiencias. A questo punto io mi sono spaventata e ho deciso di comunicarlo alla mia coordinatrice del gruppo, la quale mi ha fatto sapere che c'era una persona che aveva già vissuto queste esperienze e questa persona era Maria Simma. Hablé con mi padre confesor y él también me insistió mucho que yo solamente tenía que preguntarle a estas almas qué necesitaban, que ellas solamente necesitaban mi ayuda, que no me iban a hacer ningún daño. Poi parlai con la mia guida spirituale, il quale mi disse che non dovevo aver paura, l'unica cosa che dovevo fare è chiedere di che cosa avevano bisogno queste anime. Igual un tiempo tuve mucho miedo y no quise ayudarle a las almas. Hasta que hablé con el padre Claudio y él me animó y me ayudó mucho para poder hablar y dar testimonio. E anche padre Claudio mi ha aiutato a farmi capire l'importanza di poter testimoniare questa esperienza e farla conoscere. Durante este proceso y este tiempo me había acordado cuando yo era chica, tuve un sueño con las almas del purgatorio. E durante questo processo di questo periodo mi sono ricordata che all'età di 8 anni avevo fatto un sogno e avevo sognato le anime del purgatorio. En ese sueño yo soñé que me moría y que me iba al purgatorio. Y que ya no podía hacer nada. Avevo sognato di morire e di andare nel purgatorio e di non poter fare più niente. Fue mucha la angustia que sentí, el sufrimiento que sentí en ese momento, que al despertar no podía parar de llorar. Sentí una tale sofferenza e angustia che quando mi svegliai non potevo smettere di piangere. Y le dije a Dios que yo quería ayudarle a esas almas que estaban en el purgatorio para aliviar sus sufrimientos. E in quel momento dissi a Dio che avrei voluto aiutare le anime proprio per lenire la loro sofferenza. Y ahí me di cuenta en ese tiempo de ese sueño. Y me di cuenta que el ayuno despertó eso que ya estaba oculto en mi corazón, por el amor a las almas. E mi sono resa conto che il digiuno dei 40 giorni mi ha risvegliato quel desiderio che era nato proprio durante la mia infanzia. Y en este momento ya no estoy tímida y estoy dispuesta a ayudarle a las almas con todo lo que ellas necesiten y con todo lo que ellas me piden. E adesso non ho più nessun timore e sono disposta a aiutare le anime del purgatorio con tutto quello che hanno bisogno e quello che mi chiedono. Ellas siempre están conmigo, son como ángeles de la guarda que están también conmigo y esperan la más mínima entrega y la más mínima oración que yo haga para ayudarles y aliviar sus sufrimientos. Loro sono sempre accanto a me e attendono qualsiasi piccola offerta che le venga data per,
per lenire la loro sofferenza. Quando yo rezo por ellas o cuando le converso con las personas sobre las almas, ellas te agradecen de una forma única que no tiene precio. Quando io prego per loro o parlo di loro, loro hanno un modo di ringraziare in una maniera molto speciale che non ha prezzo. El mismo amor de Dios se derrama sobre nosotros cuando hacemos ese acto de caridad por ellas. L'amore di Dio si scende su di noi proprio come atto di carità che noi facciamo per loro, ci ritorna anche a noi. Aiutarle a ellas è come ser instrumentos de Dios, y a medida que le vamos ayudando, vamos creciendo en el amor de Dios. Aiutarle significa diventare uno strumento di Dio e diventare anche noi, entrare e aumentare l'amore di Dio in noi. Y yo les animo a todos a ofrecer sus sacrificios, sus sufrimientos, sus oraciones y los pequeños actos de la voluntad de uno por las almas del purgatorio. Yo invito a tutti di offrire ogni piccola sofferenza e ogni piccolo atto di volontà per le anime del purgatorio. Se potete, una messa gregoriana, non so se sapete che il Papa Gregorio, che viveva nel 1590, lui animava molto, perché uno dei suoi religiosi è morto, gli è apparso nel sonno, e in quel momento lui ha detto inizio la Santa Messa, ha chiesto quell'anima, voglio Santa Messa. Lui ha iniziato il Santa Messa fino al 30, il giorno 30, e il giorno 30 consecutivamente celebrando le Sante Messe ogni giorno, il giorno 30 apparse di nuovo quest'anima e le ha detto sono già nel cielo, grazie mille per le vostre preghiere. Ciò vuol dire di là viene la messa, Santa Messa Gregoriana, che sono 30 Sante Messe consecutive per il tuo familiare defunto. Che si può fare di più per le anime del purgatorio? Molte cose, Santo Rosario, Via Crucis, l'ora della Passione, della Beata Luisa Picareta. Si possono fare anche molte cose della carità, per esempio visitare ammalati, la carcere, dare da mangiare alle persone che stanno sulla strada e offrire tutto per le anime del purgatorio, fino ai gesti più banali. Quello che le fai tu nella casa dicendo che non mi piace fare pulizia, ma lo faccio con gioia per le anime del purgatorio. Se hai un dolore e unisci quel dolore della spalla o dei piedi o del dente, lo unisci al dolore di Gesù e le offri le anime del purgatorio, vedrai come quell'atto così banale si trasforma in un atto di aiuto alle anime del purgatorio. Anche pensando che praticando la limosina, aiutare i poveri, tutte queste cose sono parte della carità nostra cristiana, ma se gli dice questo che serva per le anime del purgatorio, tu sentirai una benedizione speciale, perché l'adorazione, la forza di Dio, come ha detto Anita, le anime del purgatorio hanno una forma di ringraziarti molto speciale. Non ti la vuoi rivelare, perché la devi sentire te. Perché questa è la bellezza delle anime del purgatorio. Ma anche ti consiglio, ci sono rosario, per esempio, della Vergine Miracolosa per le anime del purgatorio. Pregalo e vedrai. E quando hai bisogno, quando tu le fai un favore a loro, quando hai bisogno, tu dica, anime bendite del purgatorio, aiutami in questa situazione, con la mia famiglia, con il mio figlio, con il mio marito. Vedrai grandi risposte, molto grandi risposte. Dio ti benedica nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. E la Vergine Maria rimanga con te. Amen.
Sáname, Señor, sáname.